Ancora una volta la telecamera è posizionata troppo, cioè, perfetto. Tutte le volte. Ok, adesso a posto. Perché quando sistemo il tablet, sistema la telecamera in un modo che si veda tutto lo schermo e punto che poi quando comincia a riprendere la telecamera, non so perché, slitta tipo più in alto, cioè io la visuale che vedo a quanto pare non è la visuale della videocamera ma della fotocamera, e quindi tutte le volte, quasi tutte le volte, mi prende. Ciao a tutti ragazzi, sono video seriale, questa volta me ne sono dimenticata, scusate, benvenuti in questo nuovo video seriale su Monster Hunter Rise Sunbreak. L'ultima volta, per chi non avesse visto lo scorso episodio, perché per voi dovrebbe essere ieri, a meno che non guardiate i video, non quando escono, ma quando vi capita. In ogni caso sappiate che l'ultimo video, per sapere la mia linea temporale, risale a ieri. Abbiamo fatto la prima delle due missioni evento uscite per il 27 ottobre. Qui sicuramente non fraintendiamo nessuna linea temporale, perché il 27 ottobre vale sia per me sia per voi come data univoca. Infatti sono uscite, vi ricordo, in questo giorno ben due missioni evento rispetto al solito, ovvero che una a settimana. Questa volta ne sono uscite due. Avevamo fatto l'ultima volta la prima delle due missioni, quella difficoltà 5 stelle, pugni e chiele l'arena. Oggi ci tocca fare la missione vicini chiassosi di difficoltà 4 stelle, quindi leggermente più semplice, ma più semplice un parolone, visti i tre mostroni che andremo ad affrontare adesso. Per questa missione ho letto non esserci una qualche ricompensa specifica particolare che tipo ti dia i materiali necessari per fare qualche stile armatura o per, non lo so, sbloccarti nuove pose, nuovi gesti e quant'altro, ma è semplicemente una missione evento dove, boh, ci sono i mostri delle dimensioni un po' strane, mi pare di aver letto da quello che si leggeva nel menu del Corriere. Quindi va bene, adesso vedremo. Come al solito non sono un corvo. Vicini chiassosi. C'è un gruppo di tre mostri spaventosi, oh, che fanno danni ogni notte alla vecchia torre. Non ne ho mai visti di così. Porca puttana, io che voglio dare un po' di tono le cose scritte imitando il personaggio. Non ne ho mai visti di così grandi. Non dormo da giorni. Oh, fai qualcosa per favore. Da Manson, l'ho letto come se fosse una vecchietta. Ok, quindi la particolarità dei mostri di questa missione è che sono dei titani. Va bene, va bene. Ho paura di vedere le dimensioni, eh. Vai. Ah, c'ho ancora indosso lo stemma a vapore. Non cago di distruggere le dimensioni. Cioè, ragazzi, distorsione armatura non mi interessa un emerito tubo. È la seconda volta che compare in un episodio, è la seconda volta che mi dimentico di nominarlo. Vabbè, poi indosso come armatura normale c'ho sempre la solita, ovvero quella del malgeno. Ok, già questo, effettivamente questo caso sì, è di dimensioni abbastanza proficue, non so che termine utilizzare altrimenti. Perché dire sempre grande mi fa un po' pena, proprio mi faccio pena da sola. Occhio alle. Mamma mia! Come signori, l'ho evitato! Questa non la evito però, ecco. Stavo dicendo come ho evitato, ecco. Come ho evitato l'attacco col collo, cosa che adesso non ho evitato, però va bene. Bello, gli si è abbaggato il muso nel. Questa volta non l'hai preso, stavolta però ho schivato bene, ho schivato in modo figo. Popa! Cioè, quindi ho figato in modo. Sì. Sentite come parlo bene. Non mi ricordo neanche più cosa stavo dicendo con le parole storpiate. Stavo dicendo, guardate come sono brava a schivare. Cioè.
non mi ricordo neanche più, vabbè. Come è successo per lo scorso video serale, anche oggi sono prettamente rincoglionita dal fatto che sto registrando di pomeriggio e la mattina, diciamo che sono stata impegnata, quindi ne sto risentendo. Sicuramente ve ne sarete già accorti a inizio video del fatto che dalla stanchezza non riesco a parlare, però avevo promesso che oggi avrei registrato, quindi e io non appena posso approfitto per registrare, quindi stanchezza o non stanchezza, vi cuccate la calcia, tanto al momento la stanchezza sta dando problemi solo alle mie doti da interlocutrice per il resto. Patriota dove? Alla testa? Gli abbiamo sfasciato la testa? Penso che gli abbiamo sfasciato la testa. Allora, il Kezu sta già morendo e mi fa piacere. Siccome la caccia 3 i mostri hanno un terzo della vita che avrebbero di solito in missioni di una certa difficoltà, e ho notato adesso che oltre al Kezu non è ancora arrivato nessuno. Stavo dicendo, ok, parte che ci sono i Kezu, poi magari quando arriva a metà vita arriva qualcun altro, invece non arriva nessuno. Sarà per il fatto che questo Kezu è mastodontico? Ecco fatto. E il primo l'abbiamo sistemato anche piuttosto facilmente. Siamo alla gara desolata, questo è vero, però si tratta pur sempre di una caccia 4 stelle, quindi non c'è da stupirsi se i mostri, sebbene sia una caccia da 3, non abbiano già di per sé così tanti punti vita. Da notare come la musica, anche se non c'è più nessun mostro in campo, con lo spirito si intende, continua a suonare leggermente più bassa. Non so se voi la percepite. Vabbè, noi stiamo qui ad aspettare che il corpo del titano sparisca. Questo video si intitolerà Mostri Titanici. Se vi stavate chiedendo perché si intitolasse così, perché voi ovviamente il titolo l'avete già letto, sapete il motivo. La parte più noiosa di quando fai un combattimento in cui devi poi aspettare che spawni il secondo mostro perché non appare fino a quando il corpo del mostro che hai già ucciso non sparisce, ecco, è proprio quella di aspettare che il mostro sparisca. È arrivato in Uragaron. Uragaron che arriva da qua. Oh, anche tu sei effettivamente bello grosso. E non ho letto prima, ma dovrei aver fatto il record di Kezu più grande prima. Ah sì, Spina, fai i tuoi attacchi rapidi. Solo adesso, dopo una vita, ho notato che Luna Gaon ha delle zanne rosse. Non l'avevo mai notato prima. C'è delle zanne rosse che fuoriescono dalla bocca. Cioè, quando c'ha la bocca chiusa normale, c'ha dei due denti rosso sangue che escono. C'è la prima volta che lo noto solo perché questo esemplare è gigante e quindi si nota un po' più di tutto. Ok, qui per Miyako non mi ha preso perché era talmente grosso che mi è passato sopra. Peccato che io non avessi adesso... No! Stavo dicendo no, non credevi solo di nuovo. Mamma mia, se fossero partite come sarebbero partite le mie orecchie in questo momento se non avessi avuto tutti e tre i potenziamenti. Ecco che pom! Mamma mia, come l'ho schivata con la capriola in avanti passandogli sotto. È rischiosissima la mossa che ho appena fatto, ragazzi, è veramente rischiosa, però visto che io ero talmente vicina, se facevo per scappare dall'altra parte non cadevo un cazzo, quindi conveniva di più correre addosso. Mamma mia! Come me li son viste vicini!
Mamma mia, sarà meglio che beva. Vai personaggio, spaccalo! Porca troia, come mi ha preso in braccio, entrato in pieno. Più il mostro è grande, poi più si vedono bene le mosse che scaglia. E c'è anche una gittata maggiore, per questo che i mostri più sono grossi più sono pericolosi. Infatti nelle missioni ad alta difficoltà certi mostri che di solito tu sei abituato a vedere che sono piccoli, tra parentesi, tra virgolette, sono grossi perché per l'appunto dimensioni più mastodonti che equivale ad una gittata più ampia dei tuoi attacchi. Anche la tigliata che ha appena tirato, ad esempio. Se fosse stato piccolo tre volte, sicuramente avrebbe avuto una portata minore, ecco. E invece no, non fa un cazzo male perché l'ho bloccato. Tra l'altro ho scoperto recentemente che in base alla voce che scegli per i personaggi ti c'è delle esclamazioni diverse quando il mostro sta per fare la sua attacco iperpotente, quindi... Pam! Aia, che porca troia di male! Come al solito sono... Come? Mentre mi stavo caricando! L'ho devastato! Come? Cioè come? L'abbiamo visto come, però... Adesso questo è re in cazza. Nucleo blu. Ok, dove dovrà stare sto nucleo? In precedenza, boh. Adesso sprinta. Fa attacco rapido. Guarda che bei dentini che c'ha. È la prima volta che li noto seriamente. Zampa rotta! Come avvenne per... Non l'ho mai detto, ma... L'Uragano fa parte della stessa famiglia dell'Odogarno, per intenderci. Per quanto riguarda anche la prestazione fisica e la propria struttura del corpo. No, ok, questa è stata assurda. Questa l'ho scrivata in una maniera troppo assurda. Questa per un centimetro non mi ha toccata. E poi tra l'altro Odogaron e Nuragaron condividono il suffisso Garo nel nome, quindi. Tra l'altro, girovagando per l'internet, ho scoperto che anche in Frontier esisteva un Garon. Cioè mi è capitato un video su YouTube che si intitolava... Allora, musica del tale Garon, che non mi ricordo come si chiama il nome completo, ma sappiate che finiva con Garon. E anche lui è un lupo, quindi Garon è proprio il suffisso dato ai nomi, dato ai mostri che... appaiono come dei grossi lupi. Ah sì, è che poi c'hanno degli artigli affilatissimi. Vai, fallo esplodere di nuovo. Mamma mia, come mi ha preso. Pensavo che non mi avesse preso. Invece il bug non è venuto in mio soccorso. Simbolo di premorte intanto. Che parlo. E stavolta non mi ha preso per... Sì, sempre grazia divina. Che si è reinfuriato. Ma adesso mi sa proprio che il signorino muore, se non ci muoio prima io, si intende. Vai con la salute, ridammi che questa è la mia salute. C'ho un catalogo, ragazzi, c'ho un vocabolario di termini per questi video che è incredibile. No, delle volte veramente cerco di impegnarmi a dire più termini diversi possibile, però... Mi percepisco estremamente ripetitiva in questi video, mi dispiace parecchio. Eccolo che insetto nello sottorecchio destro, il Luragaron, che ha ufficialmente il record, ha ufficialmente battuto il record del Luragaron più grande.
il lupone cade a terra. Ok, due zone del gelo e una corteccia. No, comunque ragazzi, seriamente questa è la prima volta. Ma sapete perché forse non avevo mai notato i denti di Luragaron grossi? Perché quando è infuriato questi diventano bianchi per il freddo. Cioè, guardate la bocca, vedete? Prima questi, i denti, prima c'erano dei denti rossi, se ci pensate. Ora non ci sono più, ma sono quelli più grossi. Ma dovrebbero essere quelli bianchi, cioè. E prima erano rossi. Quando si incazza si diventano bianchi pure i denti. Perché splende la chiaro di luna. No, non è vero, è un effetto del ghiaccio, appunto. Bene, adesso aspettiamo che anche il... ecco. E anche la Kadakinio, perfetto. Non c'entra assolutamente un cazzo con... l'area desolata, però abbiamo fatto full tuono ghiaccio. E che vuoi, non metti anche il fuoco? Poi serve una barzelletta. Ci sono all'area desolata un Kezu, un Unagaro e un Rakdak da Pigno. Con le sei Nesso, e che cazzo ne so io, come dire Tizio Caio e Sempronio. Essere grossi non fa tanto bene ogni tanto. Sì, lo so. Pam! Esibizionisti! Sì, parlo a plurale, perché ci sono anche i piccoli che hanno collaborato a fare questo numero. No, pensavo che avessi scaventato a terra con sta mossa, invece. Ma che palle che non riesco a stare, non riesco a colpire un punto che sia fisso. Oh, ecco. E una zampa l'abbiamo spogliata. Le! Si è già spogliata tutta, fantastico. E detta così suona malissimo, ma è vero. Ok, adesso guardatela quanto è cornuta. Si ricopre di tela solo l'addome. È l'addome questo, giusto? Io ho problemi con i termini, ragazzi, per descrivere i corpi degli insetti. Ma la cosa certa è che adesso ero finita sotto. Tega. Cosa sto facendo? Ho premuto Ale mentre che stavo volando ed è partita la... non mi ricordavo che potessi fare delle mosse anche mentre ero in volo, dove poi me lo ricorderò. Aspetta, ci riprovo. Ah, vai! No, cazzo, no, devo farlo con l'arma sguainata, cazzo. Non ci ho pensato, ma effettivamente... Vai, così fai... Mamma mia! Effettivamente così fai più attacchi in volo. Ecco, mi ricordo che a furia di tirare attacchi in volo, però poi il mostro diviene cavalcabile. Oh, mamma mia! Ragazzi, l'ho scoperto adesso che posso fare attacchi in volo nel mentre che mi sono lanciata con... Vai, sparati contro... Ecco. La cosa principale che si fa in sta missione, ecco, è sparare il mostro addosso a... a quegli insettini che avete appena visto. Mamma mia, ragazzi, d'ora in poi vedo di ricordarmelo. Quando voglio cavalcare il mostro, cioè colpendolo con gli attacchi, voglio renderlo cavalcabile io. Di solito il mostro diviene cavalcabile, cioè quando... Allora, il metodo più facile per rendere cavalcabile un mostro è farlo colpire da un altro mostro. Però nelle arene
specie quelle in cui non ci sono più di un mostro alla volta, è un po' difficile, quindi devi vederlo cavalcabile tu a suon di attacchi in salto. Però dovrebbe, mi ricorderò di questa cosa, che quando, perché io pensavo che con gli attacchi in aria con l'insetto filo non si potesse poi fare un attacco nel frattempo in più con tipo AX, come quando si fa l'attacco in salto. Però, e invece ho sparato una cazzata enorme, perché è con l'attacco in salto in verità che non si possono fare altri attacchi in più. E io quasi quasi la rendo cavalcabile di nuovo, se riesco. Se riesco, cioè quando potrò rialzarmi in piedi, si intende a ottenere di nuovo il fottuto 1, la polvere numero 1. No, non ce la faccio, ci sono troppi piedi e mezzi piedi. Madonna che mia del cazzo, ragazzi, che ho! Ole! Poi premo X, nel mentre che volo, nel mentre che svolazzo premo A, poi nel mentre che sto riatterrando premo X. Mamma mia, questa mi ha preso malissimo però, eh. Insomma, se poi dopo... Aia! Ok, questo metodo rende nettamente più facile rendere cavalcabili i mostri tramite mosse. Ovviamente però la seconda volta è sempre più difficile rendere cavalcabile il mostro, perché per... Ma poi sempre questo fa quando svolazzo. Ci sto prendendo gusto, scusatemi. Me lo ricorderò anche questa cosa, specie per i mostri che stanno sempre, che hanno la brutta fissa di volare, sempre. Cosa ho fatto? Ah, ho provato a usare lì sotto filo, ma era scarico. Ah, poi dopo l'attacco, quando sto riatterrando con la X, lo fa se sto colpendo nel frattempo. In tutto questo passo si può di premorte. E meno male, finalmente. È anche un po' ora che apparisse. Raga, poi dopo forse in questa missione arena è incentivato secondo me anche il rendere cavalcabile il mostro tramite l'attacco, perché ok che è impegnativo comunque, però nelle arene, se ci pensate, quando ci sono dei mostri che combattono, allora che l'altro rende cavalcabile il suo attacco il nemico, cioè impiega lo stesso, quindi... Oh, ce l'ho fatta! A legarmi con la tela, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Dai, voglio avere io il merito di farlo fuori. Ma sbaglio, si è resa... si è ricoperta l'addome con ancora le zampe ricoperte di tela. È la prima volta che vedo un Rakdakadakini a fare una cosa del genere. Ragazzi! Non c'è tanta cultura nell'avanzata Rakdakadakini, c'è solo me. Poi dopo sto scontrone è stato chissà che avvincente, perché ho perso tempo a divertirmi, a fare a cazzeggiare con gli attacchi in salto. Quindi più che avvincente è stato uno scontro cazzone quest'ultimo. Bene ragazzi, non dovrebbero esserci ricompense particolari per questa missione, dovrebbe esserci solamente la particolarità di questo evento, dovrebbe essere semplicemente il fatto che c'erano mostri grossi, letteralmente, quindi non mi aspetto chissà cosa dalle ricompense. Forse ci sono delle uova d'oro in palio. E di solito li mettono proprio nelle missioni eventi in cui non ci sono altre ricompense particolari. Le uova d'oro, le uova di platino, addirittura le uova di platino ogni tanto. Sono delle uova che esistono solo per essere vendute e guadagnare un sacco di zenni da poi spendere e sperperare.
non so in cosa, ma oh, l'ho nominato, ecco l'uovo d'oro, dovrebbe essere un uovo d'oro questo. Sì, incredibile, lucente uovo d'oro di incredibile valore, si vende ad una fortuna. E poi altri oggetti normalissimi. E basta. Ragazzi, la prossima volta che usciranno del evento sarà senz'altro giovedì prossimo, quindi il... aspettate un secondo che faccio i conti, il 3 novembre, e a quella data dovrebbero essere già apparse delle informazioni sulla 13.0. Vi ricordo che solitamente quando c'è un aggiornamento in programma, di solito pubblico alcune informazioni basilari già 4 settimane / 3 settimane prima. Con vi ricordo che la 12.0 aveva fatto spargere tra virgolette la voce su di sé sul fatto che ci sarebbe stato l'Espina Sardente con suo arrivo già a partire da neanche settembre, ancora prima di settembre, quindi un mese prima dell'uscita effettiva dell'aggiornamento, la 12.0 uscita a fine settembre, già si parlava della spina sardente, già si era scoperto che ci sarebbe stata la spina sardente a fine agosto, quindi seguendo questa logica siamo a fine ottobre, la 13.0 esce a fine novembre, adesso vado a dare un'occhiata al sito di Sunbreak per vedere se è apparso qualcosa e se non è apparso niente chiudiamo il video con i soliti saluti, però ci speravo in qualcosa. No, non è apparso ancora assolutamente niente, ragazzi. Sul sito dimostrante è rimasto tutto invariato. L'unica cosa che è cambiata è che si è aggiornata la pagina delle missioni evento, perché naturalmente sono apparse ieri queste due missioni qui che voi avete potuto vedere oggi e ieri sera. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, video serale vi è piaciuto oggi, vi dimentico serale, mi raccomando, lasciate un mi piace, in descrizione trovate il link alla playlist completa di Monster Hunter Guys e Sunbreak, casomai qualcuno di voi si fosse perso qualche episodio. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Alle 9:03 continuano ad uscire gli episodi sulla serie principale effettiva che sta andando in questo momento sul canale, perché questa non è la serie principale, questi sono video seriali. Sottolineo anche il fatto che i video sono seriali tutte le volte, tranne oggi perché me ne sono dimenticate di dire seriali spontaneamente, ma vabbè. Sappiate che la serie principale ha gli episodi che escono sempre ai consueti orari di 9 di mattina e 3 di pomeriggio. A quest'ora tra l'altro dovrebbe essere Pokémon Spada, ricordo tutti che dovrebbe essere quella serie che sta andando in questo momento, sì. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video e noi ci vediamo alla prossima! Oh, non mi ricordo se ho detto ricordatevi di iscrivervi prima, però... Stanchezza, sì, stanchezza, diamo la scusa, scusa perfetta, stanchezza.